Sì, questa mattina abbiamo dato vita su iniziativa delle associazioni di volontariato orvietano ed insieme a 10 comuni del comprensorio orvietana-merino alla costituzione di una fondazione per il dopo di noi, una fondazione partecipata pubblico-privato che ha come ragione sociale quella di realizzare strutture residenziali e diurne per soggetti disabili quando la famiglia non ha più possibilità di mantenimento o di sostegno. È su questa iniziativa e sulla scia di analoghe iniziative fatte in molte parti d'Italia, in particolare nelle regioni Toscana, Emilia e Veneto, e è un punto di raccordo appunto tra l'iniziativa pubblica e quella privata, privata intesa come famiglie. Questa costituzione di questa mattina sicuramente è il primo passo perché nella fondazione possono aderire altri comuni del comprensorio e altre famiglie, in particolare le famiglie in cui i genitori, sorelle e fratelli hanno questo problema per i quali la pubblica risposta è carente. Sì, la fondazione è stata denominata proprio nell'atto costitutivo la Crisalide, ha sede ad Orvieto in via Roma 3, il primo consiglio di gestione formato dal sottoscritto Sandro Banella, rappresentante dell'associazione AFCO, la presidente dell'associazione Orvietama Antonella Fortunati, dal sindaco del comune di Penna Interverina, dal vice sindaco del comune di Orvieto e dal vice sindaco del comune di Allerona. La prima riunione del consiglio di gestione pensiamo di farla per la prossima settimana e individueremo le prime linee programmatiche della fondazione.